Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là, a piedi, e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Buona domenica a tutti. Ecco, spero che in qualche modo queste mie parole vi possano raggiungere mentre vi state un po' rilassando. Credo che le ferie, qualunque, perché c'è chi fa le ferie andando in posti esotici, c'è chi fa le ferie spendendo un sacco di soldi, benissimo se può, in posti fantastici. Ecco, sarebbe evitiamo esagerazioni. C'è gente che fa le ferie standosene in casa finalmente tranquilla e dormendo di più, no? Però perché sono importanti le ferie? Perché sono importanti che in un dato momento della tua vita devi distaccarti? Perché, amici, lo dice bene Gesù nel Vangelo di Marco, che ci sta accompagnando, capite come la lettera agli Efesini, quindi state accorgendo, domenica la stiamo leggendo, e la prima lettura è sempre un profeta fino adesso, no? Perché? Perché Gesù dice venite in disparte. Cioè è Gesù stesso che ci chiede perché. Ci sono tante le ragioni, ma ne vorrei indicare una sola, che per me è importantissima. Quando siamo troppo dentro il problema, se non ci stacchiamo un attimo, finiamo che il problema diventa un gigante. Talmente grande che abbiamo bisogno ogni tanto di staccarci. È come quando uno... È importante conoscere un quadro. Io pensate un bellissimo quadro come quello che ho dietro di me. È importante analizzarlo, capite? Mettersi vicino, analizzare persino i pigmenti, i colori da vicino. Ma se io mi ci metto troppo dentro, alla fine, se perdo di vista la prospettiva del quadro, certo riuscirò a parlare di tutto, riuscirò ad indicare alcune cose che non vedo da distante, ma se io non le vedo anche da distante, corro il rischio di perdere un sacco di tempo o alcune volte perdermi nel tempo e quindi esasperarmi. Guardate che l'esasperazione è pericolosa. Perché? Perché ci fa perdere di vista quello che Paolo dice nella lettera agli Efesini, nel testo. In Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Non sei tu che hai salvato il mondo, non sei tu che salvi il mondo. Certo, dobbiamo essere precisi, pensate, in campo lo devi preparare bene, se fai l'educatore, se fai il capo scout, i lupetti, se fai il centro estivo. Una riunione la devi preparare bene, ma se poi ci sono dei contrattempi, se si cambia, noi delle volte litighiamo perché la sedia era lì, l'abbiamo cambiata. Non perdiamo mai di vista il panorama, questo ci dice Gesù. E per far questo dobbiamo andare un po' in disparte, cioè vederci fuori. Pensate, quando io sto per iniziarmi ad innervosire in una riunione, dovremmo fare quello che io in psicologia delle volte io cerco di fare, di spiegare, cioè il distacco da sé. Cioè, guardati se fossi tu l'esterno e guardati come ti stai comportando. Cosa direbbe un esterno a te di come ti stai comportando te, no? Stai dicendo di tutto a tua moglie, perché giustamente doveva mettere sto sale nella pasta, no? Ma non l'ha messa. Ed è l'unica cosa che fa nella sua vita, far la cuoca, poverina, però capita. Ringraziamo le cuoche e le casalinghe, se non ci fossero. Arrivi lì e inizi a innervosirti perché hai lavorato tutto il giorno e dici, ma è l'unica cosa che fai? Scusami, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Prova un pochettino a metterti dall'altra parte, a vedere una persona che ritorna dopo un giorno di lavoro, stanco, va bene,
come ti stai comportando con la persona che stai? È il modo migliore per poter comunicare un giusto malessere che hai. Non sarà il caso che prima ti fai una bella girata e poi dopo entri in casa un po' più tranquillo? Non stai proiettando su di lei forse l'alienazione di un lavoro che non ti piace? Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che il Vangelo di oggi ci dice: stai in disparte, ricordati che non sei tu che salvi il mondo, ma che c'è un Dio che salva. Allora, calmati, rilassati. E poi cerca di rimetterti in gioco, no? Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. È Lui il pastore, no? Certi, noi non siamo noi il pastore del gregge della parrocchia. La parrocchia, il prete, certo che è importante, che deve essere presente, deve darsi da fare, ma non siamo noi il pastore eternus. Il pastore eterno è Cristo, è Lui che sta guidando la Chiesa. E allora, mi piace narrare una cosa che mi è capitata tanti anni fa e che mi è rimasta impressa. Una religiosa molto in gamba che si occupava delle ragazzine in difficoltà, e ce ne sono, che venivano affidate a questo, lei era all'interno di un istituto che tiene queste ragazze che sono tolte dalle famiglie per problemi diversi. A un certo punto avevo una ragazza, ma una cosa, scappava, faceva di tutto, e questa qui poverina di notte usciva questa suora per andarla a prendere dove si era andata a nascondere. Vabbè. Un giorno gliene aveva fatta di nuovo una brutta. Allora, cosa fa? Va in cappella, mi ha raccontato così, no? Mi ha detto: ho fatto bene così. Va in cappella e dice: signore, questa ragazza è figlia mia, nel senso che mi sento madre, ma anche figlia tua. Occupatene anche un po' te. Ecco, gli ho detto: hai fatto la preghiera più bella che potessi fare, no? Sant'Agostino l'ha fatto, Monica, quando si è confessata, non ha detto la stessa cosa. Ecco, chiediamo al Signore di essere molto impegnati, ma non apprensivi, molto legati a quello che vogliamo fare, facendolo bene, ma sempre ricordando che non siamo noi coloro che portano la conversione e l'evangelizzazione, ma è Cristo che continua nel suo spirito a evangelizzare. Buona domenica a tutti.